Ma poi tu invece quando vi sposate? Che sai che queste cose costano un po' tantino, noi non ce lo possiamo permettere. Abbiamo contattato un wedding planner, ma veramente costa troppi Sì, soldi. queste cose. Ragazzi, se questo è il problema ci penso io. Non ti preoccupare, conosco uno che fa il caso vostro. Pronto, compa? I miei amici si devono sposare, non è conosce un wedding planner. Che problema c'è? C'è mio cugino. È per questo ti sto chiamando. Mandami il numero. Ciao. A posto, ragazzi, è fatta. Un appuntamento lo prendiamo seduto. Grazie. Salve. Salve, siete voi per il trapianto di fegato? No, no. Siamo qua per il matrimonio. Allora, chi sono? Fatta aggrassato chi patate. Ma come ha cassato chi Ma se mai patate? caci po' duzza, siamo in sova. C'è. Caci po' duzza, perfetto, prego, entrate. Grazie. Prego. Io e lei ci conosciamo? Forse ci siamo visti al corso per modellare le caccole del naso. No. Applaudire con le Che natiche. corso è? Canale si causa. No, vabbè, non ci conosciamo, è la prima volta che ci vediamo, vabbè. Prego, Allora, signorina, per lei c'è questo Ma vestitino. non è un po' piccolino? Cioè, tu hai vestito la comunione e me ne pote Giovannella. Io vestiti usati non ne voglio. E per lei c'è questo vestito di mio nonno. 15 euro, pensa che l'ho usato solamente 3 giorni. Solo per 3 giorni? E aveva tanto duro. Senta, ma lei ha tolto il vestito morto. Ma tanto è molto zannatone. Puoi venire un attimo, per favore? Allora, senti, io vestiti usati da estranei non me ne metto, eh? Ma infatti a sto punto risparmiamo e ti metti quello della casina di mia cugina. Ma a 12 anni! Ma pesa 180 kg, amore! Senti, per favore, finisci. Ma pensa a me, va bene, costa 15 euro, ma mi posso mettere il vestito di un morto? Ma adesso penso che volete pure poi solo 100 euro. Allora, signori, come fiori abbiamo le rose rosse, 200 euro a mazzo. A questo mazzo non fai tu, però. Allora, trovo gli chissi di plastica, 1,50 kg. Ma che fiori di plastica? Dobbiamo chiedere pure di plastica, ma sono troppo belle. Assurdo. Non ci posso credere. I fiori di plastica. Ah, tu stai parlando dei fiori, no? Stavo ancora guardando le mine. Mamma. Vabbè, senti, io sti cosi di plastica non li voglio perché poi non fanno manco profumo. Ma perché i mine vere che c'è loro fanno? Sto parlando dei fiori! Adesso è arrivato il momento del pacchetto chiesa, con 5 euro vi do prete, messa e penne lisce. Penne lisce? Per tirare le tue spose. Ma si tira il riso! I penne lisce non fetta su. Allora, sentite, va bene spendere poco, ma noi che adesso ci mettiamo a tirare le penne lisce, giusto? Siamo arrivati, però ha ragione, il riso è un peccato, i penne lisce non si cacano. Il riso è peccato quando lo cucina tua mamma. Allora. Vabbè, ragazzi, siccome per adesso si usa tirare i fiori, andiamo nel giardino di mia zia e prendo 4 petali. Petali di rosa. Petali caimela, mezzia caimela si chiama. Si chiama cannella. Allora ragazzi, firmiamo? Ma quale firmiamo? Ah, in nero, buona questo pacotasso. No, nel senso ci sono troppe cose che ancora non sono chiare. Per esempio il catering. Casareccio. Ah, tipo rusti. No, tipo che dopo te la casa. La musica? Spotify. Spotify. No, Spotify CDT mia. Scusi, come passiamo dalla chiesa locale? La 206. Ah, la Peugeot 206. No, la 206 l'autobus. Il fotografo. Mezzo cellulare. Le bomboniere. Ti va a mangiare cinema. E il prete? Tu fazzo io. No, allora basta, mi pare evidente che non ci sono le condizioni giuste per sposarsi, giusto? Appena si creeranno le condizioni giuste, ci sposiamo, Alessandro. Ma amore, aspetta, ripensiamoci basta, un basta. attimo, Se io non vado, non fa grazie. L'avevo capito che non ti volevi sposare. Ah, sì? Eh, secondo te perché ti ho invitato un The Kiss. Mia, c'è capito la gioconda, vuoi dire? Oh, complimenti, bravissimo, non ti sono accorti di niente. Oh, comunque, pazzesca quella storia che ti sei inventato del corso per applaudire con le natiche. Ma quale inventato?